Presente ieri a C'è posta per te, il programma condotto dalla bravissima Maria De Filippi. Era il 13 di febbraio del 2021, come ospite speciale il bravissimo e simpaticissimo Paolo Bonolis, il quale è stato il regalo che, diciamo così, voleva trovare davanti a sé una persona di genere femminile all'interno del programma. Una storia ovviamente come tante altre. Quella che è stata proposta ieri a C'è posta per te, per farvela breve, di tre figli, due sorelle e un fratello, che purtroppo hanno perso da poco il padre per colpa di una leucemia, che vi ricordo il cancro al sangue. Così i ragazzi vanno a mandare a chiamare la mamma, che vorrebbe che tornasse a sorridere. Il regalo infatti per lei è proprio quello di ricevere, o meglio di incontrare, il suo amato Beniamino, ossia il buon Paolo Bonolis. E così Paolo Bonolis entra, fa una quantità innumerevole di gag comiche, gag simpatiche, gag divertenti, tanto che passa ovviamente in sordina, o meglio passa a tutti gli effetti con un personaggio di grande simpatia, di grande divertimento, di grande fascino. Non passa di certo inosservato, ripeto di nuovo, e soprattutto riesce a far ridere finalmente la signora Francesca. E questo già è tanta roba. Si vede infatti la signora che ride, ha crepapelli, è divertente, è divertita, è soddisfatta. Sembra quasi essere addirittura, azzardo a dire, eccitata nella visione del grande Paolo Bonolis, il suo idolo di sempre. Bene, complimenti al buon Paolo Bonolis, il video termina qua. Iscrivetevi se vi va, commentate, ciao da Leandro, narratore italiano.